Abbiamo in linea Anna di Soccavo. Come stai, Anna? Sto bene, e tu? Come ti avevo promesso ieri, io ho rintracciato mamma addossa. A chi lo vogliamo dedicare stamattina? Innanzitutto la dedica a mia madre, che proprio oggi compie 75 anni. Augurissimi per altri 100 e tanti auguri anche da parte di tutta la redazione di Radio Secondigliano City. E poi la voglio dedicare alla signora Rita Guardascione, la cui mamma buonanima venne a mancare proprio di questi giorni l'anno scorso. Condoglianze posticipate alla signora Rita Guardascione. Poi la dedica alla signora Carmela De Liguri, al marito irragionire Alfonso, ai figli Antoniette, Peppino, Immacolati e alla piccola Deborah. Poi la dedica alla famiglia Giannattasi al completo e precisamente a nonno Gaetano, a nonna Amalia, a zio Ciri e a zia Teresa, ai genitori Carmine e Dolores Giannattasio e ai piccoli Vittoria, Adelaide, Bebè e all'ultima nata Raffaella. Poi un abbraccio circolare a tutti i condomini di via Minturno 14 e precisamente al cavaliere Ottavin Brodo con la moglie Caterina, alla cognata Teresa e ai piccoli Anna Rita, Luigina e Simona. Poi ancora alla signora famiglia Costabile. Siete di Milano? Sì, sono di Milano. Dottore, voi ma non ci crederete, ma io quando vengo a prendere un cliente all'aeroporto indovino subito da dove viene. Per esempio dico, questo è di Torino, e quello veramente è di Torino. Dici, ma come fai? Non lo so, è questione di mestiere. Dottore, è la prima volta che venite a Napoli? Sì, è la prima volta. Peccato che c'è questo traffico, dottore, perché Napoli è una città bellissima e sono le automobili che l'hanno inguaiata. Napoli, dottore, è una città romantica, ricca di poesia. Voi conoscete a Salvatore Di Giacomo, il massimo poeta napoletano? Quanto è bella, è la mia passione, dottore. Nu piano a forti notte sono lontanamente e a musica si sente pall'aria sospirà. E viva tutte le vananze, pall'aria sospirà. E luna, dormo vica in coppa una nonna nonna, in un motivo rosa anch'egli te viva, ma non ha vita, la freccia egli te è morta. Dio, quanta stella in cielo, con luna e caria roccia, quanta una bella voce vorria sentì cantare, ma solitaria e lenta, moro motivo antico, Natale, dagli una mano! Tu, buongiorno, tu, sei bellissimo la voce imitazione, vuoi? Questo è bellissimo l'orologio, sì, tu. Tu, mi piaceva la sua signora, molto elegante, no, ma grazie, è finissimo questa volta. Uno sportivo per l'estate, guarda, bellissimo posto, tu è favoloso, niente. Tu c'è un orologio antisismico. Tu questo vuol dire che se viene il terremoto voi morite, l'orologio no. Volete vedere questo? Guardate com'è bello, guarda. Guardate, funziona, dottor. Come fatto se sta facendo seria? Dottor, secondo me questo è un ingorgo a croce uncinata. In che senso a croce uncinata? Dottor, l'ingorgo si dice a croce uncinata quando ogni macchina sopravanza un'altra macchina di mezzo metro, poi ce n'è un'altra che sopravanza quell'altro, un'altra quell'altro, insomma succede un tale ingrovigliamento di macchine, caorita, che se non arriva un vigile a sgrovigliare questa matassa, noi possiamo stare qua pure fino a mezzanotte. Dottor, sentite a me, qua i vigili non arrivano. Io mo faccio una bella cosa, oi? Mo ce ne saliamo sul marciapiede. Oi? Tanto bello, oi? Ecco qua, vedete? Ah, fermo da Samatra e vi porto a prendere un bel caffè. Ma perché non ci sono i vigili? Dottor, la città è grande, i vigili sono pochi e fanno quello che posso. Ma scusi, ma non avessi che traffico c'è lì fuori? Non me ne parlate. Due caffè con molto zucchero. Per me è amaro, grazie. Che mi vedo un po' di diabete. No, non mi piace senza zucchero. Ho capito. Voi lo volete amaro perché non volete ingrassare. Ma voi non siete grasso. Io vedo, un giottino, è grasso, signore. Ma quale grasso? Allora che dovrei dire io? Non dovrei mangiare più. Non siete grasso, siete sciupato. Sentite a me, dottore. Voi non siete né sic e né chiatto, siete roba regolare, robusta così. Io ne capisco, mi sono sassi, guardate, ora faccio vedere la verità.
Papuccio, una bella taglia 48, e casa large. E sapete come è andata così, con me nalice? Mangiate, mangiate. Le diete fanno male. Il vostro problema è che dovete dimagrire. Un po' qui e un po' qui. Questo è tu. Avete visto, dottor? Che vi ho detto io? Voi non siete grasso, siete magro. Per favore, posso avere un caffè amaro? Datemi la me. Il dottore è milanese, la prima volta che viene a Napoli. Fatelo con me. Dottore, scusate, ma mi sembrate una faccia conosciuta. Ma fosse con un ragioniere dell'Alfa Sud? No, non sono un ragioniere, sono il capo del personale. Azzurro, il capo del personale dell'Alfa Sud. Cucciotti, leva d'altro, fammi passare. I capelli di ragioniere. Dottore, per puro caso qui tenga un curriculum di mia cugina Vanetta Luigi. Questa è la fotografia. Questo è il concetto illimitato. Sì. Questi sono certificati anticolera che ha fatto una domanda 2 anni fa. Dottore, stai andando. Non è la laurea, già che si fa. Mi dà un figlio che si è venuto. Faccio da pazzo, ma come vi mettete a dire davanti a tutti quanti che siete il nuovo direttore del personale dell'Alfa Sud, a rischio di essere ucciso? A proposito, dottore, io tengo un parente mio, tanto un bravo ragazzo, è perito elettrotecnico, sono 6 anni che non riesce a trovare una sistemazione, la mamma è disperata. Scusi, è lei il portiere? Te lo prego, sei sotto a lupo! Fatta croce! Scusi, è lei il portiere? Dipende. Dipende da che cosa, scusi? Da quello che vi serve. Sono Cazzaniga, vorrei le chiavi del mio appartamento. Il dottor Cazzaniga è il nuovo inquilino. Ho molto piacere, sono don Armando. Scusate se ho detto dipende, ma qua siamo 3 portieri. Io, don Ferdinando, sostituto portiere, e Salvatore, vice del sostituto portiere. Senza parlare poi di Garibaldi, sì, il pappagallo, che sa i nomi di tutti gli inquilini del palazzo. Bella vista! Avete sentito? Bella vista, un inquilino nel palazzo. Io mi occupo un po' di compravendite, di affitte, mentre invece don Ferdinando, dato che sta sempre seduto, ha detto un po' alle informazioni, alle ambasciate, avete capito? Salvatore invece ha detto alle scale e alle relazioni con l'esterno. Poi canno io. Sono armato, tutto a posto, ho pagato tutto. Ho per un primo rischio. Sì. 2.400 lire. Signor. Se va a folla così, sono tutto sudato. Le bollette, acqua e gas, e questi qua sono i semi di girasole per Garibaldi. Va bene, mettilo che viene. Sì, va bene. E qua ci sta il nuovo inquilino, il dottor Cazzaniga. Piacere, Salvatore. Piglia la borsa e accompagna al quarto piano. Sì, ma tronchi il chiavo. E tieni tu il chiavo. No. Sì, vino pure. Sì, ah. Eccole là, il chiavo. Accompagno il dottore, va. Stato tu. Va. Dottore, praticamente in questo palazzo i portieri sono 3 in 1. Don Armando, lui il portiere non l'ha mai fatto, ha accettato il posto solamente per avere una casa con la finestra lato mare. L'ha fatta aprire la finestra, me la farà vedere. Don Ferdinando invece sta sempre seduto, non si alza mai. Ha detto il professore, dottore, ha detto il professore che Don Ferdinando è una figura mitologica formata per metà persone e per metà sedi. A memoria d'uomo nessuno l'ha mai visto in piedi. Ma insomma, sta ascensore viene o no? No, dottore, quello è guasto. Dottore, questo è il terzo piano. Quello di prima era il secondo. L'abito Bella Vista, lo conoscete? E lo dovete conoscere. Un uomo eccezionale, dottore. Professore di filosofia. Però mo adesso sta in pensione. Quando parla Bella Vista, dottore, è Cassazione. È sposata con la signora Maria. Una bella femmina. Ma difficile, dottore, difficile di carattere. E tengono una figlia, Patrizia.
femmina pure lei. In realtà Patrizia si chiamerebbe Aspasia. Aspasia, la femmina di Pericle, antico professore di latino. Di certe cose ve dico, ma voi ce le sapete. Il nome Aspasia non lo piaceva a Patrizia e decise quindi di chiamarsi Patrizia. Il professore è proprietario dell'appartamento in cui vive. Lui tiene pure dei terreni a Nocera, però inferiore. Sì, e tene, mettene, dottore, però è come se non li avesse. E chi si tiene? I tempi che corrono, il professore che fa? Va a Nocera e dice: contadini, si terra sue mie. No, e quindi al massimo riesce a scippare un paio di chili di pomarola all'anno. Achilli, tu le bottiglie le devi asciugare bene, ma lo vuoi capire che se ci va l'acqua dentro, la pomarola fermenta e la bottiglia si schianta? Signori, l'ha asciutto bene, quella è il fondo che non ce la fa più. Stiamo asciuttando bottiglie stamattina, siamo usciati. Piccere, per fare le bottiglie di pomodoro in casa ci vuole pazienza. Chi non tiene pazienza le bottiglie non le può fare. Tu guarda a me, eh? Io le infascio nella carta di giornale delicatamente e poi le corico piano piano dentro all'acqua fredda e mi sto accorto che non si tozzano l'uno con l'altro. Per esempio, io sono convinta che la carta dei settimanali non è buona. No, perché è sottile ma è tosta. La signora Carraturo, che teneva l'abbonamento con Grazia, quando faceva le bottiglie di pomodoro, metteva un poco Grazia, un poco il mattino. E beh, voi non ci crederete, ma con Grazia le bottiglie si schiattavano. Con il mattino no. Ma ridrugo. Io non capisco perché in questa casa non dovete comprare pomodori in scatola come fanno tutte le persone civili. Perché sono pomodori che non abbiamo conosciuto di persona. Piuttosto tu perché non vieni a dare una mano a tua madre? Papà, beato a te che non tieni niente da fare. E tu che tieni da fare? E lo vuoi? Così finiscono le conversazioni con mia figlia, con un interrogativo in evaso. Professore, quelle sono ragazze, sono pratici. A verità, io pure facessi a me, ne fa tutta questa fatica. Professore, noi dentro siamo pronti. Sono arrivati tutti? Veramente ci manca sapere, lui oggi è di turno, farà una mezz'oretta più tardi. Uè, giovino, spazzino! Voi la mattina dovete venire alle 7, perché i signori di questo palazzo sono una massa di fetienti. Buttano tutte le schifezze da sopra a basso. La munnezza va in fermentazione e noi morimmo a puzzo. E adesso piano piano, fate piano e non arronzate. Quella scorza là, là, la vedete? Là, quella scorza di melone, là, bravo. E adesso un poco più avanti. Più avanti ci stanno quelle carte insepate. Che le robe della signora del terzo piano. Dice che è nobile, è contesta e che non può cucinare perché loro le si rovinano le mani. E poi sa catta panzarotte e pallerisi e meno tutte le carte fatente a fascio. Bella chiave che è con questa. Ma io non capisco, ma ci vuole tanto a mettere la monnezza nei sacchetti? Oh, non è questo, è che la gente nasce sporca di costituzione. Se nasce fa niente. Giovino, e che state facendo? Voi andate troppo in fretta. Qua bisogna spazzare piano piano, metro per metro. E che fate, ve ne andate? E che sta tutta la monnezza in te? Ma no, non vi preoccupate, signor. Torno fra mezz'ora a passare la cera. Rachivina, questa è la seconda. Le vogliamo scassare tutte quante? Signora, ma non sono stati quella la bottiglia scivolata. È scivolata, trovo sempre una scusa. Ma vostro padre non si sveglia nemmeno con un rumore così forte. No. Mio padre dorme dal 21 gennaio del 1972. Dal giorno del fallimento. Si sveglia solamente quando sente parlare di soldi. Ah, e cosa succede il tuo 21 gennaio 1972? Fu una giornata nera. O povero uomo, per trovare una somma di denaro, fece il giro di tutti gli amici, ma nessuno lo volle aiutare. Tu adesso lo vedi così, inchiodato sopra una sedia. Ma non ti puoi nemmeno immaginare quello che si fidava di fare il cavaliere quando era giovane. Avevi 7 spiriti, usciva da dentro al fuoco. Ha fatto 1000 mestieri, ma
è stata sempre sfortunata. Mari, ma tu di quale sfortuna vai parlando? Quello, tuo padre, è stata sempre una capa gloriosa. Ti sei scordato di quella volta che si è messo in testa di aprire un cinematografo dentro alla stazione ferroviaria? Un cinematografo dentro alla stazione? Ma che c'entra, scusa? Lui lo mise per i viaggiatori che aspettavano i treni che partivano in ritardo. Ecco. Poi venne Mussolini, mise l'orario dei treni giusti e lui fallì. Poi si aprì un salone di barbieri e uscirono i rasoi elettrici. Poi si mise un laboratorio dove aggiustavano le penne stilografiche e uscirono le penne birre che si usavano e si buttavano. Insomma, ogni cosa che faceva quell'uomo ci stava subito un altro che inventava un'altra cosa per farlo fallire. Ecco qua. Poi il 21 gennaio appunto del 1972, per trovare questa somma di danaro per costruire un accendigas che avrebbe cambiato la nostra vita da così a così, nessuno gli volette dare una lira. Girò 3 giorni e 3 notti e adesso si sveglia solamente quando sente parlare di soldi. E quanto aveva bisogno? 1 milione. Un milione. Uvana morubriatoria. Non ho capito bene che cosa ha detto. Numelione, o anima del purgatorio. Ah. Guagliù, questo è il bene e questo è il male. Il bene è il dubbio. Quando voi incontrate una persona che ha dei dubbi, state tranquillo, vuol dire che è una brava persona. Vuol dire che è democratico, che è tollerante. Quando invece incontrate questi qui, quelli che hanno le certezze, la fede incrollabile, e allora state d'accordo. Vi dovete mettere paura, perché ricordatevi quello che vi dico, la fede è violenza, la fede in qualsiasi cosa è sempre violenza. Gli uomini invece, gli uomini si dividono in uomini d'amore e uomini di libertà, a secondo se preferiscono vivere abbracciati l'uno con l'altro oppure preferiscono vivere da soli per non essere scocciati. Professore, io sono un uomo d'amore. Bravo. Come esistono uomini d'amore e uomini di libertà, ci sono poi i popoli d'amore e popoli di libertà. Io su questa cartina dell'Europa ho dipinto in nero i popoli d'amore e in bianco quelli di libertà. L'Italia, la Spagna, l'Irlanda, la Polonia, la Grecia appartengono al mondo dell'amore. L'Inghilterra, la Scandinavia, la Germania invece appartengono al mondo della libertà. Poi ci sono i grigi, che sono quelli che hanno un po' d'amore e un po' di libertà. Gli inglesi, popolo di libertà, hanno il culto della privacy. In Italia gli inglesi sono i milanesi, stanno qua. Professore, a proposito di milanesi, è arrivato l'inquilino del quarto piano. È milanese. Mi ha detto Don Armando che deve essere il direttore dell'Alfa Sud. Con decenza parlando si chiama Cazzaniga. Ma dico io, tu tieni pure una figlia femmina, signorina, e non ti cambi il cognome. Ma voi vi immaginate questa povera ragazza che va là, si presenta in società e dice piacere, Cazzaniga. Ad essere Saveria. Saveria, fa' ambressi. Salvatore, il professore ha già incominciato. Sì, sì. È che l'oggi la vecchia stava proprio insopportabile. Mi ha chiesto a piena mora per dispiti c'è già fuvicolo pulito pulito. Chiama, fa' ambressi. Professore, tenete voi cavalier. In cucina non può stare, abbiamo bisogno di spazio. Gli uomini d'amore, invece, non hanno bisogno di spazio. Forse per loro vivrebbero sempre abbracciati l'uno con l'altro. Perciò permettete, dici, un pensiero poetico. Siamo angeli con un'ala soltanto e possiamo volare solo restando abbracciati. Bello, eh? Che come fa? Non lo so. Buongiorno. Comunque, vi dicevo, buongiorno, come si fa a riconoscere se un uomo è o non è un uomo di libertà? È semplicissimo. L'uomo di libertà preferisce l'albero di Natale. L'uomo d'amore, invece, preferisce il presepe. I giovani d'oggi, mi dispiace dirlo, preferiscono l'albero di Natale. Mia figlia, per esempio, non è presepista, è alberista. Patrizia, Patrizia, senti una cosa, vieni qua. Papà, ho fretta, appuntamento con Giorgio. E chi è Giorgio? Comunque, gli uomini di libertà amano farsi la doccia, gli uomini d'amore, invece, preferiscono farsi il bagno. Professore, poi ci sono quelli che non si fanno né il bagno e né la doccia. La doccia è milanese perché ci si lava meglio, consuma meno acqua e fa perdere meno tempo. Il bagno invece è napoletano. È un incontro con i pensieri, un appuntamento con la fantasia. Guardate, in questo punto qua, 1 milione di persone... Un milione. Oh, numero obbligatorio.
3.000 lire. 3.000 lire? 3.000 lire. 3.000 lire. Avessi ambriaca la macchina. Scotch, grazie. Poche musica, Anna Oxa, e Polis, un bel Pino Daniele. Tengo un pensa nei culo Iglesias. No, 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 grazie, datemi il resto. Ma non sembra lo stesso. Gomme, Teodorante. No, 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 grazie. Mendine per l'alito. No, l'alito sta a posto. Solo 2.000 lire. 3, 4 e 5. Pulisse con un caffè. Guarda qua, me li dà giusti giusti. Se uno si sbaglia, perde tutta la privacy. C'è da me tazzi. C'è da me tazzi. Vedi. Guarda qua, il nuovo centro direzionale di Napoli progettato da un architetto giapponese. Se lo sapevo prima, invece di laurearmi a Napoli, andavo a laureare a Tom. Ma che stai pensando? Giorgio, oggi non è cosa. Non è cosa? E me lo dici adesso, dopo che ho tappezzato la macchina come un'edicola. Giorgio, noi dobbiamo parlare del tuo avvenire. Sono 5 anni che ti sei preso la laurea e sei ancora disoccupato. Adesso ho capito. Siccome giustamente tu dici che è una vergogna essere disoccupati a 30 anni, è meglio parlarne senza farsi vedere da nessuno. Eh già. E noi per questo abbiamo messo il giornale, no? Ho saputo che l'Olivetti di Pozzuoli deve assumere un laureato. E vabbè. Se l'Olivetti veramente mi vuole, mi facesse una domanda in carta da bollo e cercheremo di prenderla in considerazione. Ma Poggio, tu continui a scherzare. Tris, è proprio vuoi sapere, io sto scherzando da 5 anni. E scherzando e scherzando ho fatto 135 domande di assunzione, 46 esami psicotecnici e ho consegnato più di 100 lettere di raccomandazione. E mo se permette mi sono scucciato. Io non ho più intenzione di chiedere niente a nessuno. Vuol dire che camperò con le 10.000 lire al giorno che mi passa mio padre. Tu dici così perché non sai quello che è successo. Che è successo? Patrizia è incinta. E chi è stato? Giorgio. Ah, ma ho capito chi è Giorgio. E tu da quanto tempo lo sai? Dalla settimana scorsa. E mo me lo dici, scusa. E quando te lo dicevo? Se tu stai sempre con quei 5 fetenti. I miei amici in questo fatto non c'entrano niente. Ah, oh, gli amici. Non monnozzare, una schifezza e portiere, nato pare sfaticato. E invece questo Giorgio che fa? Fa l'architetto. Mm. Ma mo è senza lavoro. È disoccupato? È disoccupato. Ah. Allora buonanotte. Buonanotte. Ma tu questo Giorgio lo conosci bene? Ma sì, è un bravo ragazzo. Appena sono pronte le carte se la sposa. Ma come se la sposa? Quando piglia se la sposa? Non dai una lira, non dai un lavoro, non dai una casa, se la sposa. Zitto! Senti, Gennaro, quelli sono giovani, non sono filosofi. Si vogliono bene, il bambino lo vogliono. Con l'aiuto di Dio troveranno pure i soldi, il lavoro e la casa. Ormai come mi si
siete combinati? Avete visto, tengo pure un cappello. Ma chi l'ha fatto vestire così? È stata Cazzaniga. Ha detto che chi entra nel palazzo deve sapere chi è il portiere. Sto Cazzaniga. Ma pure Don Armando si è mis a diviso. No, Don Armando si è rifiutato. Ha detto che lui non è portiere, è solamente consulente in portineria. Sapete, questa è civiltà. Lo sconto è un atto d'amore del venditore per il compratore. In un paese veramente civile lo sconto dovrebbe essere obbligatorio e diverso da persona a persona. Hai capito? Mio zio chiedeva lo sconto anche alla Rinascente. E non alla Rinascente di Napoli, alla Rinascente di Milano. Professore, com'è possibile? Lo sanno tutti che là sono prezzi fissi. Beh, lui, fai conto che dovevo comprare un tostapane. Lui andava, prendeva l'elettrodomestico, se lo guardava, se lo girava, vedeva il prezzo e poi chiedeva alla signorina. Scusi signorina, questo tostapane costerebbe 32.000 lire. Ora ci domandano un ferrore, potrei pagarlo 30.000, cifra tonda? Mi spiace signore, nella Rinascente pratichiamo solo prezzi fissi. Sì, lo so, ma una volta tanto dico, si potrebbe fare un'eccezione. Guardi che lo sanno tutti che alla Rinascente i prezzi sono fissi. D'accordo signorina, mi potrebbe fare un favore? Dica. Mi può chiamare un minuto la caporeparto? Senta, è perfettamente inutile che io le chiami la caporeparto, non potrà che confermarle quello che le ho già detto. Sì, non si sa mai, noi ci proviamo, a lei che ci costa. Me la chiamo un momento? Senta, signore, la nostra commessa le ha appena spiegato, mi sembra che la ditta non può praticarle sconti. Scusi signora, io l'ho fatto chiamare, non per lo sconto, ma perché volevo un consiglio. Dica pure. Lei deve sapere che io questo tostapane a casa già ce l'ho, solo che si è rotto. Stamattina volevo farmi un toast provolo e prosciutto e ho attaccato la spina, ha fatto una fiammata e si è spento. Fortunatamente che ho salvato il prosciutto. Adesso, per accomodarlo, mi hanno chiesto 20.000 lire. Si mette nei miei panni. È meglio che mi faccia aggiustare il tostapane vecchio o che me ne compro uno nuovo? Se però voi a questo punto mi fate un piccolo sconto, allora tagliamo la testa al toro. Non ci penso più e mi compri il tostapane nuovo. Faccia come crede, ma noi non possiamo praticare gli sconti. Ma io sono anche amico della signora Rinascente. Non esiste nessuna signora Rinascente. Esiste, esiste, solo che lei non lo sa. Professore, ma poi alla fine lo sconto glielo facevano? No. Ah no? E allora lui che ci guadagnava a fare tutta quella sceneggiata? Niente, non ci guadagnava niente, lui lo faceva solo per farsi riconoscere. Infatti, ogni qualvolta poi andava alla Rinascente, lo chiamavano l'amico della signora Rinascente. Professore Bella, voi stanno aspettando. Madonna mia. Gigi, oggi non è cosa. Ah. Professore, io una cosa vi devo dire. La conosco questa cosa che mi dovete dire. Gigi, io la bara non me la voglio comprare. Ecco, professore, io contavo sulla vostra intelligenza, ma vedete che non avete capito niente. Se io vi offro l'acquisto di una bara a rate, è per farvi fare un affare. Oltretutto voi avete anche la cappella gentilizia, altrimenti non mi sarei permesso. Professore, scusate se mi intrometto. Ma voi sapete che siete proprio un bello tipo. Ma vi rendete conto che con i discorsi che fate voi portate pure un po' che malavoglia, eh? L'ignoranza che ha parlato. La bara a rate porta bene. Il colonnello De Vizi se ne compra una quando aveva 70 anni e non è morto ancora. Forse non morirà più. Ieri l'ho visto a un funerale di un suo nipote. Il nipote è morto e lui no. Ecco. Gigi, io non mi compro un vestito da vivo. Figuratevi se mi metto a comprare una cassa da morto quando sono vivo ancora. Ecco, bravo. Professor, ma voi non avete capito che io me la voglio regalare. Ma la regalò. Eh sì, facciamo così. Voi mi pagate 60 rate a 20.000 lire l'uno. Ecco, io vengo a casa vostra e voi mi pagate la rata. Voi non ve ne accorgete nemmeno. Ecco. Oh, sentite, scusate, non che mi interessi, perché io tanto a morire non ci penso proprio, ma il tutto, quanto costerebbe? 1.200.000 lire, chiavi in mano. Come fosse una macchina, praticamente. Signore, c'è la convenienza, c'è la convenienza. Anzitutto, comprando a rate si può scegliere il legno. Ditemi solo sì o no. No. Volete la radica di noce? No. E Gigino vi dà la radica di noce. Volete il piedino a zampa di leone? No. E Gigino vi dà il piedino a zampa di leone.
mi dovete fare la cortesia. Guardate che meraviglia questo catalogo, guardate. Questa è Cleopatra. Questo chi è? È Antonio. E chi è Antonio? No, questo è Antonio, una murata di Cleopatra. Ah, questa è Enea. Questo è Enea. Enea è uomo. È uomo. E perché? È uomo. E qua ci sta Didone nella cassa. Guardate, nella cassa. Guardate nella la cassa. Meraviglia. No, bidone. Ah, hai già capito, bidone nella cassa. Guardate queste maniche, guardate. Che magnificenza! Io me ne sono talmente innamorato, me ne sono fatto mettere 8 vicino al comune. Oltretutto, questo è materiale indistruttibile, roba tedesca. Quando i vostri parenti sollevano la cassa, sanno che cosa tengono in mano. Gigi, io potete dire quello che volete, io la cassa da morto non ma voglio accattare. No. Questo, voi guardate questo giornale, guardate, guardate. L'argentario in fiamme, Sardegna distrutti 1000 ettari di bosco. Beh. L'incendio distrugge il legno sparisce dalla faccia della terra. Gigi, momo sopra la scuola. Gigi, si è fatto tardi. Yeah. Statemi bene. State buono, professor, Gigi. Voi finirete nella plastica, passerete l'eternità nel Moplem. Don Armand, ma com'è successo? Com'è successo? Da quando passa l'acqua si sono fatti il pappagallo, Garibaldi non è più lui. Secondo me sei innamorato. Questa è la terza volta che se ne scappa. Certo che sto pappagallo è diventato proprio un animale. Signor, ma voi avete visto che è scappato? È più di l'angao, l'ho visto io. Don Ferdina, avete visto uscire il pappagallo dal palazzo? Colonne, io con tutto quello che ho da fare, mo già guarda pure i pappagalli. So, è scappato una volta Garibaldi. Evidentemente è un pappagallo di libertà. Non può stare con Don Armando. So, permettete. Un pensiero poetico per l'occasione. A libertà, a libertà. Puro pappagallo l'ha da provare. Che stai? Su, intanto Canzaniga ha fatto quattro risposte all'amministratore per vietare la presenza degli animali nel palazzo. Ma quello è preciso, che ci vuoi fare? No, qua preciso, quello è proprio malato per la precisione. Mia moglie Rachelina, che lavora a mezzo servizio da loro, mi ha detto che lui si alza alle 6:30 in punto per essere precisamente alle 8:30 a Pomigliano d'Arco. Ma lo dico io, tu sei direttore. Ma per razza direttore sì, se poi alle 8:30 stai in ufficio. Salvatore. Persona trista nominata e vista. Canzaniga! Questo l'avete visto? Ci hanno nemmeno guardato in faccia. Che leggenda strana. Ha detto mia moglie, che è gente che quando mangia non guarda nemmeno la televisione. Ma forse qua sta l'ascensore? Sì, è questo. Come si fa a capire quando uno è stoico e quando uno è epicureo? È una cosa semplicissima. Gli stoici amano i grandi obiettivi posti al di là della vita e per questi obiettivi loro sono disposti a morire. Noi non siamo disposti a morire. I cristiani sono stoici. Eh sì, perché i cristiani che cosa vogliono? Vogliono la felicità eterna. E come dicono i cristiani? Siamo nati per soffrire. Noi non vogliamo soffrire. I marxisti sono stoici perché vogliono la giustizia per tutti e per questa giustizia sono disposti a sopportare la dittatura del proletariato e la rivoluzione, che dette tra di noi sono cose scomodissime. Canzaniga è stoico, si alza alle 6:30 la mattina perché vuol diventare direttore generale dell'Alfa Romeo. Noi no, noi siamo epicurei. Noi ci accontentiamo di poco, purché questo poco ci venga dato al più presto possibile. D'altra parte, perché sacrificarsi per i vostri? Che cosa hanno fatto questi vostri per noi? Allora dico, insieme al poeta Orazio, quam minimum credo vostro. Bravi. Che è successo? Niente. Come niente? Ovre sei? A lavagna, tutti i libri per terra. No, questi non sono libri, sono pareti divisori. Così ha detto l'architetto, questo è l'appartamento degli sposi. Lo vado a loco che quello è l'angolo studio, ma lo devo pulire. L'angolo studio? Sì, perché ha detto l'architetto che l'appartamento è fatto tutto a angoli. Quello dove state voi mo è l'angolo studio. Questo è l'angolo salotto. L'angolo letto adesso non si vede, no? Oh, l'angolo pranzo poi non c'è, perché ha detto l'architetto che vengono a mangiare da voi. Ah, questo me lo immaginavo.
E dimmi una cosa, ragazzi, e tutti i libri miei per terra che ci fanno? Te l'ho detto prima, l'architetto farà costruire tutti i tramezzi, alti 1,5 metri. Così quando uno sta seduto non vede niente, quando sta alzato vede tutto cosa. Finché ci sono io in questa casa, l'architetto non vede niente. Tu metti a posto tutto come stava prima. Ha ragione la signora Cazzanico quando dice che non capite i giovani, che siete la Napoli che fu. Lasciami mettere a posto, eh? Senti, Genna, tu devi guardare in faccia la realtà. Tua figlia è incinta di 3 mesi e non si è sposata ancora. Giorgio non tiene lavoro. In una maniera o nell'altra si devono pur sistemare, eh? E si devono sistemare nel mio studio. Oh, madonna mia, Genna, ma tu te lo vuoi ricordare o no che stai in pensione? Lo studio, ma che ti ne ha studiato pochi o sa? Va a smussare, va. Ma ti rendi conto quante cose tengo là dentro importantissime? Senti, Genna, se noi lo scoraggiamo, il ragazzo si avvilisce e non se la sposa più. E poi che diavolo, vuol dire che per il momento le tue riunioni te le vai a fare sopra al terrazzo. Marie, io posso essere anche d'accordo sull'emergenza. Quello che non sopporto è che in questa casa tutte le cose si debbano decidere in mia assenza. Va bene, allora dal momento che sei presente, decidi di vendere quel terreno a Nocera Inferiore, perché gli sposi devono pagare la ceditura di un negozio e hanno bisogno di 20 milioni. 20 milioni. Oh, amore priatorio. 20 milioni. E chi ci vuole fare 20 milioni? Basta sciogliere 5.000 lire sul terno e vinciamo 21 milioni. Ci restano pure i soldi per sigarette. Salvatore, ma dove abita questo Don Gaetano? Sulla rotonda. Praticamente lui vive in mezzo alle barche. È un pescatore? No, è un terremotato che si è arrangiato e ha fatto una villetta sul mare. Ah. È permesso? Chi è? Signore, scusate, Don Gaetano è in casa. Siamo venuti per un mistero. Aspettate un momento. Ciro, vai, chiamo nonno, va. Di che c'è un cliente che vi sta aspettando. Accomodatevi in salotto, prego. Sì. Padre, siediti, tu. Sento qua. Qua. Mi darà la bella. Salvatore, ma che cos'è il mistero? Il mistero? Mistero, padre. Il mistero è una specie di racconto dove l'assistito nomina tante cose e ogni cosa corrisponde a un numero. E noi quanti numeri ci dobbiamo giocare? E beh, bocca sta all'arte, la scienza. E modestamente ci sono io che so quali sono le cose che contano e quelle che non contano. Devi sapere che Don Gaetano, quando era giovane, fu sfregiato da un guappo che forse voleva i numeri. Da quel momento, ogni volta che dice il mistero, quando pronuncia una cosa importante, senza volerlo, e si tocca a ferita. Salvatore, ha ragione Giorgio che si rifiuta di venire. La ferita si tocca, non si tocca. Se sapesse veramente i numeri, se li giocherebbe lui. Ma sì, sta a me! Voi padri mi raccomanda la ferita. Don Gaetano carissimo, come state? Il pomarolo aumenta, che un ciuccio si stanca in coppa e si aiuta. Sta entrando in trance. Era la festa della Madonna e tutti i santi le volevano portare un regalo. Santa Lucia l'ha portata 40 salsicce, San Rocco una bottiglia di spumante. San Pasquale e Sant'Antonio le volevano comprare una bella lampadina. Chiamerone se la mandava. Camparavi se le erano formate tutte le lampadine. E la sera non poteva leggere. Quando ad un tratto arriva San Giovanni. E allora Sant'Antonio salota e dopo aver preso sotto il braccio a San Pasquale dice: Pasqua, non ci facemmo per te. Il San Giovanni è un poco marioso. Si accorge che è cattata una lampadina a Maronna. Sai che fa? Ce n'ha accatta tu. E noi rimane facendo una figura di merda. Merda? Fa 71. Veramente io ho detto cacca. Fa sempre 71. Poi se non mi sbaglio ci stanno i carabinieri. Così mi sembra. Allora fanno 36. Erano due e stavano a cavallo. Stavano a cavallo? E voi ma volete fate uscire questi cavalli? I carabinieri a cavallo fanno 20. Voi mi avete detto i carabinieri a piedi che fanno 36. Ma che facciamo? Se abbiamo 20 e 36, ce li vogliamo giocare tutti e due. Facciamo due carabinieri a piedi e due carabinieri a cavallo. Voi dovete avere pazienza.
Il sogno non è mio. Non è vero? No, è di mia sorella. Io gioco sempre, ma non sogno mai. E allora, quando voglio giocare, vado da mia sorella la sera e le dico: Carmili, fatti un bel sogno e così io gioco domani 5.000 lire. D'accordo, signor, ma bisogna essere precisi. Qua ci stanno un cuofo nei carabinieri, guardate qua. Ci stanno i carabinieri in Africa e fanno 57. I carabinieri arrestati, i carabinieri con la tromba. Suonavano la tromba, i carabinieri. Carmili, tenevano la tromba. Eh? La tromba? No, non erano trombettini. Stavano in alto uniforme. Come erano vestiti questi carabinieri? Carmili, come erano vestiti questi carabinieri? Tenevano il pennacchio. Eh? Il pennacchio rosso e blu. No, tenevano le penne. E penne? Allora erano bersaglieri, non erano carabinieri. E quelli fanno 85. Carmili, Carmili. Ma tu che vuoi da me? Ma allora questi erano veramente bersaglieri. Sì, erano bersaglieri a cavallo. Non esistono i bersaglieri a cavallo. E quello per questo è un sogno. Vai. Dottor padrino, ricapitoliamo tutto. La ferita se l'è toccata 4 volte quando ha nominato a Sant'Antonio, San Pasquale, San Giovanni e a Lampadina. E allora ci dobbiamo giocare la quaterna. E allora non ne capito niente. Sant'Antonio e San Pasquale stavano sotto braccio, quindi basta fare solamente la somma. 13 e 17 fanno 30. E il terno è bello giocato. Noi ci giochiamo 30. I Rusciante sotto braccio, 24 San Giovanni e 79 a Lampadina. Veramente buono. Buono sta mozzarella, eh? Attenzione, attenzione signori, guardatemi bene in faccia. Vi ricordate di me? No, perché qua c'è un falso cameriere che come mettete i soldi sul tavolo per pagare il conto, esce, si piglia i soldi, mette in la sacca e se ne va. Esce come un fulmine. Da dietro a quell'albero là. E vabbè, vuol dire che gli chiederemo i documenti. Signore, voi scherzate? Quello è un demonio. Quello come arriva si piglia i soldi, è capace pure di darvi la ricevuta fiscale. I soldi li dovete dare solamente a me, è chiaro? Se no pagate 2 volte il conto. Buon appetito. Ah, capito? Non si finisce mai di imparare. A guardarvi bene, avete un viso nordico. Ma siete nati a Napoli? Come no, sono napoletano verace. Figlio di napoletani? Sì, per quanto ne so io, tutti i miei sono nati a Napoli. D'altra parte, voi di cognome fate? Loffredi. Sì. E Loffredi è un tipico cognome longobardo. Nel 915 d.C. Marozia ebbe un figlio illegittimo da Ugo da Provenza, a cui dette nome, appunto, Loffredo, dando origine quindi alle famiglie dei Loffredo e dell'Affredo. Successivamente, nel 927, Marozia... Gennà, senti, levami sta mamozia e parliamo dei fatti nostri. Giorgio ti voleva dire una cosa, si o fa parlare? No, niente, io volevo solo dire che giovedì io e Patrizia ci sposiamo. Ah, e me lo dite così, tra un calamaretto e una triglia? Come ve lo dovrei dire, forse ho sbagliato portata. No, è che me l'avete comunicato con uno che dice giovedì ci andiamo a fare una pizza. Io capisco che la situazione precipita, ma c'è modo e modo, no? Papà, ma tu ti rendi conto che oggi si vive col telecomando in mano e tu ancora stai a pensare alla forma? Dicere, io non mi sto preoccupando della forma, però dal momento che Giorgio non ha un reddito sicuro, io credo che qui non dobbiamo parlare tanto. Senza offesa, Giorgio non ha un reddito sicuro, no? E quindi più che parlare del passato, credo che ci convenga parlare del futuro. Posso dire una cosa pure io? Lo zio di Giorgio finalmente si è deciso a cedere il negozio e dice che non pretende nemmeno, come si chiama? La ceditura. Bravo, la ceditura. E tutto quello che si incassa fanno metà per uno. Io per questo solo oggi mi sono fatto vivo. Fino a ieri mi sentivo come un esemplare della specie più povera del mondo. Quella del disoccupato laureato meridionale e di buona famiglia. In altre parole, il titolo di studi mi impedisce di fare il pezzente. Per inadeguata preparazione familiare non so fare lo scippatore. E non sono nemmeno capace di vestirmi da cameriere, ma ruba i soldi fuori una trattoria. Basta, Giorgio, mi sembra che hai già dato troppe spiegazioni. Evidentemente mio padre non ha apprezzato la tua sincerità. Comunque, questi sono fatti nostri. Sono io che ti devo sposare. E sono contenta di farlo. Non perché sono incinta, ma perché ti voglio bene, o stimo di te. Vabbè, va. Facciamo un brindisi agli sposi.
Miss, mister, attention please. Look me, look me. Remember? Savi, guarda, scusami e senza offese, ma tu in fatto di politica estera non capisci proprio niente. Ecco qua, parlate caur, Salvatore. Salvatore, qua il problema è uno solo, è semplice. Tu sei filo russo e io sono filo americano. Questo è tutto, capito? Che c'ha zitto? Salvatore, ma tu la sai una cosa? L'America non ha mai perso una guerra. E chi ci fa perdere sta guerra all'America, non hai capito? Poi, tra l'altro, a noi chi perdo invece non ce ne fotte proprio. Il nostro vero problema, invece, è quello là di trovare il modo di avere meno disagi in caso dello scoppio di una guerra. Vabbè, questo sì, è chiaro. Ed è per questo motivo... Si fa sempre, però. Piano. Ed è per questo motivo che noi ci dobbiamo alleare con la Russia. Ah, può perdere? Ma può perdere, segui. Fermati. Sì. Scoppia una guerra. Sì. A noi ci fanno prigionieri. Ah, noi lui sicuro. Noi non abbiamo il fisico adatto per fare i prigionieri in Russia. Ah, in Russia fa freddo, c'è il gelo. La Siberia. La Siberia. La Siberia. La Siberia. Si mangia poco. Metti caso, invece che a noi ci fanno prigionieri in America. Beh. Ma l'America è tutta una nazione. New York. New York. New York. E Washington. 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 Il clima è più temperato, si mangia bene. E se la Madonna di Piedigrotto ci benedice, noi possiamo trovare addirittura una bella sistemazione. Torice, sì. Poi tra l'altro lo sai che in America hanno inventato un gioco simile al bancolotto? Sai come lo chiamano? Bingo. Bingo. Bingo! Salvatore, tu stai pigliando una fissazione, lo sapevo il bancolotto? Io? Allora io. Io già saputo che hai fatto perdere 5.000 lire a quella poverella Patrizia. Io ci ho fatto perdere. Allora io. Sapete, noi ci abbiamo perso il turno, è stata veramente per una fessaria. E allora per una fessaria, Salvatore, guarda, tu tieni una capa tosta. Tu tieni una capa tosta. Sì. Ma quando mai Don Gaetano ha fatto vincere una lira a qualcuno? Rimammi. Spesso. Ma sta spesso, se tu... Se tu facevi come ho detto io, tu la portavi a Domonaco Rattusa. Lo sapevo. È chiaro, perché Rattusa è una scienza esatta, ricordate. Sì. Perché quello toccava la cliente e a seconda di dove la toccava tu capivi i numeri che dovevi giocare. Questo è tutto, capito? E secondo te gli portava la figlia e Bella Vista a fare tocca a Domonaco Rattusa? Esigenze, ma esigenze. Esigenze. E poi ti ripeto che se noi abbiamo perso il terno è stato veramente per un mio errore umano. Umano. Umano e sottolinea umano, guarda, che le numeri di Don Gaetano erano precisi. 79 a Lambadì è uscito, 24 San Giovanni è uscito. E poi? Chi è venuto meno? È stato chi luciava con 30. Oi. Invece 30 è uscito 48. E niente. Quando io sono andato a protestare da Don Gaetano, sai chi lo camaritta? Dai. Marit Strunz. A te. Tu non c'eri. Ah già. Marit Strunz. Sant'Antonio e San Pasquale sotto braccio fanno 48, no 30. E perché? Perché? Perché Sant'Antonio che fa 13, prima si mettere sotto braccio con San Pasquale che fa 17. Si è girato, si è voltato. Quindi 13 è diventato 31. 31 e 17, 48. E io ci ho fatto una figura in merda. Tu. E tu non c'eri? Ah già, io non c'ero, giù. L'avrei ucciso. Ma, vabbè. Ma che è successo? Guarda che follo. Andiamo a vedere. Andiamo a vedere. Permesso. Ma che? Scusate, sapete che è successo? Se sapeva che sia successo non stavo qua a perdere tempo. No, lo so, volevamo solo sapere di che si trattava. Sì, sì. Anche io voglio sapere di che cosa si trattava. Adesso ci infiltriamo così lo sappiamo tutti quanti. Permesso. Non sono stato io. Ma che bisogno ci stiamo tutti in questa maniera? Scusate, sapete che è successo? Che è successo in Aradino? Oh, non ne ho retta a chi su quelli che stanno al centro non sanno mai niente. A questo punto, se vogliamo sapere la verità, noi dobbiamo arrivare all'epicentro. Bravo, permesso, permesso. Non è possibile più, è una giungla. Avete presente il film Giungla d'asfalto? È tale e quale, è tale e quale. Le guardie non ci sono, escono solamente per fare le multe, poi spariscono. Lo Stato è assente, lo Stato è assente. Non è possibile. Una persona per bene, quando esce la mattina, sapete, per avere un poco di sicurezza, per dovrebbe uscire con la pistola qua, con la Tom Mix. Voi ricordate la Tom Mix? Scusate, ma che è successo? Che è successo?
Dunque, io tengo un nipote che si chiama Geppino, figlio di mia sorella separata che è stata sfortunata col marito. Stamattina è la nascita sua. Ho detto, Geppi, bello dello zio, vuoi un regalo per questa nascita? No, lui ha detto voglio un cavalluccio. Dice però, ha precisato, lo voglio rosso. Io quasi come se avessi avuto un presentimento, ho detto, ma Geppi, bello dello zio, ma per forza rosso deve essere il cavalluccio, per forza rosso. Mi dovete credere, ho girato tutto il mercato, tutto il rione mercato, non si trova un cavalluccio rosso. Non si trova, tant'è vero che quando io l'ho visto, guardate, l'ho visto, questo è l'ultimo cavalluccio che si fa a Napoli. Non se ne fa più, dopo devono venire dal Giappone. Oh. Talmente dell'emozione che io ho fermato la macchina e non capivo più niente, l'ho lasciato aperto. Questo e devo riconoscere. La macchina aperta. Con tutti questi ladri che ci stanno in giro. No, ma io l'ho lasciata aperta per un minuto perché tenevo un occhio al cavalluccio e un occhio alla macchina. E infatti ho visto questo giovane criminale che entrava dentro la macchina. Allora quando ho capito il pericolo, no? Ho scostato la signora, è vero? Mi ha scostato. Voi mi avete buttato per aria. Se non ero questo giovanotte che mi manteneva, ma io ne ho buttato lungo a te. È stato proprio così, è stato. Quello se non ci stavi la signora andava certamente per te. Vabbè, insomma, ho allontanato la signora e sono corso verso la macchina. Mi sono tuffato dentro la macchina, l'ho acchiappato per le cosce a questo giovane criminale, no? E lo tiravo, e lui tirava. Avete presente il capitone? Facevo come il capitone. A un certo momento, niente, mi è sfuggito dalle mani e forse non è stata la Madonna del Carmine, perché guardate, se io l'acchiappavo con queste stesse mani, guardate, io oggi l'avrei ucciso. Scusate, ma che è successo? Che è successo? Dunque, io tengo un nipote che oggi è la nascita sua e il figlio di mia sorella separata dal marito è stata sfortunata, no? Allora stamattina io ho detto, Geppi bello dello zio, che cosa vuoi per questa tua nascita? Dice, voglio un cavalluccio. Tanto che io quando ho sentito questa cosa del cavalluccio mi sono commosso, perché in questo mondo crudele, in questo mondo infame, in cui perfino le creature, no? Vogliono che si giochi, come si chiamano, i giochi nevrotici, i giochi si chiamano giochi di guerra, Vargames. Perfino quella cosa volevo, quest'anime di cosa che mi ha cercato? Un cavalluccio. Mi sono commosso, mi dovete credere. Mi sono commosso. Dunque, sentitemi bene. Il prezzo delle statue varia a seconda dell'altezza e della qualità dell'opera. Un Sant'Antonio Abate con una bella faccia costa di più di un Sant'Antonio Abate con una faccia meno riuscita. Come quello, per esempio? Piccere, quello è Sant'Antonio da Padova, non è Sant'Antonio Abate. Sant'Antonio Abate è da nuovo porco, capito? Oh, mamma mia, ma da quanto tempo non andate in chiesa, eh? Guagliù, voi le cose fondamentali ve le dovete imparare. Qua vengono i clienti, non potete fare brutte figure. Magari vi chiedono un San Giuseppe artigiano e voi ci consegnate all'Arcangelo Gabriele che scella aperta, eh? Don Arturo, buongiorno. Buongiorno. Mi dovete favorire 8 San Gennò? Con me fu, a mezzo busto? Sì, poi passa la Peppa. Aspetta un momento. Ecco. E un, e due, e tre. Guagliù, voi dovete stare accorti a tutte le ricorrenze, è chiaro? Il 13 giugno vi servono i Sant'Antonio. Ah, a Natale vanno assai i bambini Gesù e tutta la Sacra Famiglia. Però non esagerate con l'approvvigionamento. Magari fate un grosso ordinativo per avere uno sconto. Ehi, è povero essere tutti i San Gennaro in copo sto. Chiaro. Salutami a papà, eh? Grazie assai, buono, state buono. È chiaro. Zio Ortu, ma voi vendete anche le 24 ore? Patrizia, ma quale 24 ore, figlia mia? Questo è un necessario per messe all'aperto, hai capito? Qui poi abbiamo l'astuccio per la sacra unzione. Questo per esempio è un articolo che va assai come regalo, perché costa poco e fa bella figura. Don Artù, buongiorno. Qua sta Vincenzino vostro. Era molto tempo che non ci vedevamo, eh? Stava di bezzire. No, veramente no. Don Artù, mettetemi un po' che prosciutto mio sul pane. Una bella su, almeno due. Don Artù, siete sempre un amico. State a buon. State a buon. Ma chi è? Sono i nuovi poveri. Ah, e vengono spesso? Beh, una volta al mese, al massimo due. Ma non è questo il problema. Voi siete giovani,
siete forti. E io sento il bisogno di riposarmi. Dabova, diciamo che non tengo più il fisico adatto per stare in piazza. E mo vi saluto e vi faccio i miei migliori auguri. State buoni, Giorgio. Grazie. Ciao, Patrizia. Grazie. Auguri, figli miei, eh? Auguri. Buongiorno, architetto, signorina. Giorno, giorno. Ma che avete portato? Oggi è il vostro primo giorno e Donna Maria va mandata in pranzo. Dall'odore il primo sembrerebbe pasta e piselle, perché a te ti piace. Il secondo invece non lo so. Architetto, qua ci sta il vino, ve lo manda il professor Bellavista in persona. Grazie assai. Sì. Questo è per voi. Guarda qua. Ah, voi? Finalmente, un servizio di protezione ci vuole. Ma con la protezione? Che sia Camura che ha mandato prima avviso. Scusate, qua sta scritto basta con la delinquenza. Il servizio di protezione dei commercianti è a vostra disposizione. Sabato a mezzogiorno passa un nostro incaricato. Ricevetelo con cortesia. Testi a Camurra. 5 volte mi hanno rubato la radio, non si crederebbe. Sopra all'assicurazione mi schifano. Sapete che mi hanno detto al commissariato, ma voi perché ci tenete tanto a sentire la radio? Ecco, lo Stato assente. Perché chi le pigliano e mandano niente meno a fare gli arresti domiciliari nelle loro ville a Sorrento. Ma a Sorrento ci va a morire. Se facesse come all'aiato là, sa! La vera democrazia! Questa è la vera democrazia! Scusate, ma che è successo? Che è successo? Dunque, oggi è la nascita di mio nipote Geppino, che è il figlio della mia sorella separata. A un certo momento ho detto, Geppino, che vuoi per il tuo genetriaco? Dice, un cavalluccio rosso. Ma cavallucci rossi non se ne trovano a Napoli, per cui quando, dopo aver girato per tutto il mercato, ho visto il cavalluccio rosso, purtroppo ho lasciato la macchina aperta. E voi poi avete lasciato la macchina aperta e ve la mandate di tutti questi mariuole che ci stanno in giro. No, ma io stavo con un occhio al cavalluccio e un occhio alla macchina, tant'è vero che ho visto questo giovane delinquente che entrava dentro e mi sono buttato per cercare, ho pigliato la signora, l'ho scostata, è vero signora? Mi hai scostato, mi hai buttato per aria. Se non fosse stato questo giovanotto tanto carino e gentile, mi avesse mantenuto e avesse caduto in terra lunga lunga. Proprio così, è stata proprio una questione di centimetri, l'ho presa al volo. Vabbè, a volo, insomma io sono entrato nella macchina, mi ha acchiappato per la coscia questo delinquente, no? E non lo mollavo, e lui tirava dall'altra parte, io lo tiravo di qua. A un certo momento, sapete il capitone, mi ha sfuggito di mano, proprio è stata la Madonna del Carmine, perché se io lo trovavo lo pigliavo sotto le mie mani, ve lo giuro proprio sul mio nipote Geppino. Guardate, io sono una persona bene, eppure con questa l'avrei ucciso. No, l'avrei ucciso, sì. Dottore, dell'incidente di primo nella vostra macchina il ragazzo ha perso la collanina d'oro, quello è un ricordo di sua madre. Se con il suo permesso se la voglio applicare. Va Cicci, vai rapido con il dottore a Cosa Nostra. Il sale te l'ho dato. A luce non te manca. Il detersivo te l'ho messo. O manca la DL che teneva fastidio e te l'hai già spostata. O rubinetto e l'acqua te l'hai già aperta. O programma chi ti è morto della gemisa. Che cazzo ti manca? E dici che non vuoi faticare? Voglio avere te piuttosto, tu o io. Puzzitto sangue, ma mi è venuto la voce. Hai ragione che sei pesante, non ti puoi zittare la coppa bassa. Mannaggia la pastomiglia, chi l'ha inventata? Vicino là ti troverai bene. Tengono tutti gli elettrodomestici. E piccane gli elettrodomestici. Dai, Gli, o professore, dove sta? È al sud. Ragli, domani devi andare al negozio di Patrizia, bisogna spolverare i santi, stanno chini di polvere. Non posso, devo andare con la signora Cazzanica. Tu non vai da nessuna parte, tu fai quello che ti dico io. E se ti ho detto che domani vai al negozio di Patrizia, tu domani vai al negozio di Patrizia. Sì, e invece vado alla manifestazione. Quale manifestazione? Domani è la manifestazione della donna. E che c'entri tu con le donne? Quando faranno la manifestazione della cameriera andrai tu pure. Ha ragione la signora Cazzanica, sei fallo pratica. Fallo? Pratica.
Che significa? Significa che sei pratica, ma sei pure prepotente. Dice sempre falla. E voglio fare tutto questo. Secondo me la signora Cazzaniga ti sta guastando. State accorto. Sì, vabbè. Cavaliere, scusate. Mi devo spostare che devo asciuttare sotto a voi. Salvatore! Oh, cavaliere, sta fritto! Ce ne siamo accorti verso le 7 di sera. Ma chissà il poveretto da quanto tempo era morto. Ma come ve ne siete accorti? È stata la lavastoviglie. La lavastoviglie? Perdeva acqua. Vostro padre perdeva acqua? Mio padre perdeva acqua, un signore. La lavastoviglie perdeva acqua. Io ce l'ho detto sempre a quella cretina di Rachilina. Bisogna guardare il filtro. Quando si appila il filtro, si scassa la lavastoviglie. Poverilla, ma quanti anni aveva? 2 anni, l'abbiamo comprata dentro alla Duchesca, ma ci ha dato sempre fastidio. Sabato e domani, che faccio? Sta scritto qua sopra quello che devi fare, vedi? Ricevitelo con cortesia. Con cortesia? Insomma, devo subire? Per il momento sì. Per non subire avresti bisogno di uno Stato più efficiente, hai capito? Però, Giorgio, Cataggiari, il nostro Stato non ce la fa. E allora tu fai una cosa. Tu, invece di chiamarla tangente, la chiami tassa. E va. Come se fosse un altro Stato. Sì, uno Stato di barbari, hai capito? Un esercito invasore uscito dalle foglie. Professore, io sto qua. Gigi, l'ho fatto chiamare perché, come vedete, abbiamo bisogno del vostro aiuto. Professore, mannaggia capa vostra. Io ve lo dicevo, fatevi la comodità e voi niente. Mi avete chiamato a cose fatte. Mo cavaliere sa d'arrangiare. Gigi, ma che volete che se ne fotto cavaliere? Dove va a finire? Questo lo dite voi. Ma nessuno sa se è interessato all'altro mondo. Vede, giudichi i parenti. Un domani voi morite, andate in paradiso. La prima persona che incontrate è un cavaliere che vi fa... ma voi a Roma i demis. Vabbè, Gigi, cacciato il cadavere, che amma fa? Una cosa si potrebbe fare. Invece di una bara sola, voi vi comprate un set di 2 bare, una da consumare subito e l'altra per voi da qua a 100 anni. Acquistando all'ingrosso, voi potete avere lo sconto del 30-35% e voi sparagnate 1 milione. È morto veramente. Che ora devo... Padre santa pace di Dio. Che è successo? E tu mi arrivi dietro alle spalle, proprio oggi che sto come una pila elettrica. Come ti senti? È un po' stanca. Eh sì, te che stai a fare sempre in piedi? Il dottore ha detto che devo camminare. Sì, ma all'aria aperta, non sotto in coppa per andare a un negozio. Che vuoi, sci pazzo? Joe, sto un po' preoccupata per questo fatto della camera. Tu comunque quando viene questo qui, non perdere la calma. Io sto calmissimo. Poi, se dobbiamo pagare, paghiamo, che mi fa? La persona che aspettate sono io. Thank you.
Per prima cosa, non gridate, perché tengo il pacemaker e posso morire da un momento all'altro. Io sono semplicemente l'esattore. Se voi volete pagare, pagate. Se non volete pagare, non pagate. A me non mi passa manco pagare. L'unica cosa che vi dico però, cortesemente, è di mantenere la calma. Il dottore ha detto che non posso sopportare la minima emozione. Voi se non ci credete, state zitti un momento e io ve lo faccio sentire. E il dottore non vi ha detto di fare un lavoro più onesto? Quanto è bella, signore. Forse a Maroni ho trovato una impiega. Questa è l'unica impiega che ho trovato nella mia vita. Santa Lucia mi è testimone. Mi avesse fatto perdere la vista se gli dico una bugia. Credetemi. Credetemi, è una vita di palpiti. Questa è brutta gente. Ma noi quanto dovremmo pagare? La tariffa è fissa. Vedete, vi faccio vedere. Accomodate. Ecco qua. Dunque. Via Duomo sono 200.000 lire al negozio. Ehi, passo tutti i mesi a ritirare. E vabbè, gamba fa. Vuol dire che stamattina abbiamo venduto due San Giuseppe e oggi abbiamo perso 200.000 lire. No, niente affatto. Per il momento noi non possiamo pagare nemmeno una lira. Abbiamo appena aperto e non teniamo i soldi. Ma questi miei superiori già lo sanno, perciò hanno mandato me. Vostro zio invece già aveva avuto l'ultima tomba e per questo se l'è squagliata. E beh, che vi devo dire? Vuol dire che metterò una buona parola. Dirò che siete giovani e vi farò avere una settimana di proroga. Vabbè. Ma se noi non paghiamo poi, che ci succede? Questo non ve lo posso dire, perché il dottore mi ha proibito di assistere quando incomincia l'escalation. Va bene, allora arrivederci, ci vediamo fra una settimana. Tante belle cose. Ah, a proposito, non mi dimenticavo. Ecco qua. Questo è tutto un altro discorso. Qua se volete comprare, comprate. E se non volete comprare, non comprare, perché non vi succede niente. Questo è il mio secondo lavoro che faccio, trovandomi a girare. Beh, come potete constatare, tutte robe di prima qualità, accendine americane. Orologi con movimento ad ancora, 7 rubini e ricaricamento automatico che sfrutta il movimento del braccio. Ma che? Stasera non si vedete qua? Eh no, perché Cazzaniga ci ha fatto spostare l'antenna. Tu Cazzaniga? E perché ci ha fatto spostare l'antenna? Perché dice che il filo passava davanti alla finestra e quando c'era troppo vento sbatteva. Ma tu hai capito? In questo palazzo siamo sempre stati nella pace degli angeli. Ma arriva Cazzaniga e non ci potremmo vedere mancano poche televisioni. Cari spettatori di Telemergellina, per presentare il numero che segue non ci sono parole. Ve lo ricordate il batterista Parascandolo, quello che accompagnò nella sua tournée in Puglia, Campania e Basilicata il famosissimo cantante Gennarino Savastano? Indovinate chi abbiamo l'onore e il piacere di avere stasera qui in studio? Il fratello di Parascandolo! Un applauso al fratello di Parascandolo. Ci dica, che cosa si prova ad essere il fratello di Parascandolo? Ma lei, nella vita, che fa? Vende patate, cocomodo, lace, fiorile, funuccia, patate nuove, vendo tutto cose. Quello che trovo, che lo faccio? E ci vuole nove. Arance, puttuale, mandarine, mele. Mamma mia, chi se non si può proprio sentire? Ciao amore. Ciao. Com'è andata? Insomma. Allora? Professore, è arrivato un altro invasore. Adesso gli stati sono diventati tre. Ha telefonato l'altra camorra, dice che vengono domani in negozio. Ah. Che faccio? Pago le tasse a tutte e tre? No. Voi dovete pagare solo a noi. Adesso vi spiego. I negozi di Via Duomo fino al numero 157 appartengono a una famiglia. Quelli dopo il 157 appartengono a noi. Voi avete il 157 bis, quindi siete debitore solo nei nostri confronti. Sì, non metto in dubbio quanto mi dite, ma si dà il fatto però che l'altro ieri è venuto un... non so come dire, un esattore. Lo sappiamo. È venuto ancora in grado, quello col pacemaker. Chi l'è la carogna? Non doveva venire, questo non è zona sua. Perciò voi dovete pagare solo a noi, altrimenti qualcuno della famiglia potrebbe farsi male. Nel senso che muore? Potrebbe capitare una disgrazia. Sentite, dal momento che siete così gentile, potrei farvi una domanda personale? Dite pure. Ma siete nato a Napoli? Sì, perché? A Napoli, Napoli o in provincia? No, di Napoli centro. Sono nato in Goppi quartiere. Da genitori stranieri? No, da genitori napoletani.
Ma perché mi state facendo questo interrogatorio? Perché mi sembra strano che un napoletano, un uomo d'amore, possa essere così spietato contro un'altra persona da minacciarla di morte solo per motivi di denaro. Professore, ma voi dove vivete? Napoli non è più quella di una volta. Qua ci sono 200.000 disoccupati che si muoiono di fame. Sentite, a me questo fatto dei disoccupati che si muoiono di fame non mi ha mai convinto. Ai tempi miei non si contavano i disoccupati, si contavano gli occupati perché si faceva prima. Io certi alibi non li accetto. Conosco tanti disoccupati che si arrangiano, sì, ma non per questo vanno ammazzando la gente. E che sta gente senza coraggio. Voi invece siete coraggiosi. La notte mettete una bomba sotto a una sarcinisca, e vi sentite degli eroi. Magari o piano sopra sta un povero vicchiariello che dorme, che c'ha pizza a pelle, ma voi che ve ne importa, voi siete disoccupati, avete l'alibi morale. Siete napoletani, ammazzate Napoli, già, perché ci stanno i commercianti che falliscono, le industrie che chiudono, i ragazzi che sono costretti a emigrare. Ah, poi volevo dire un'altra cosa, ma tutto sommato, non è che fate una vita in merda. Perché penso io, Gesù, sì, fate pure i miliardi, guadagnate, però vi ammazzate tra di voi. E poi anche quando non vi ammazzate tra di voi, ci sono le vendette trasversali. Vi ammazzano le mamme, le sorelle, i figli. Ma vi siete fatti bene i conti? Vi conviene? Sentite, professor, io non so se sbaglio, ma secondo me è tutto colpa della droga. Può essere. E come non può essere? Salvatore, tu non hai idea. Io la mattina quando scopo e seringa come trovo in mezzo alla monnezza, professore. Sì. Figuratevi che all'inizio non mi rendevo conto e allora pensavo, ma quanta gente sta malata qua a Napoli? E invece poi dopo ho capito. Professore, sono i giovani d'oggi, sabato i giovani d'oggi che si fanno i siringhi e marijuana. Tu hai capito? Impressionante. A me una volta un pittore, quando era piccirella, mi voleva drogare. Io era la prima volta che andavo a servizio. Lei che lui disgraziata mi voleva far mangiare cocaina. Ma tu guarda, non vuoi. Io dicevo, c'ha ragazzo ora da cocaina. E poi capì subito che era una cosa che faceva male. Perché il pittore, quanto più cocaina si pigliava, tanto più pittava una chiavica. Professor, permettete un pensiero poetico per l'occasione. A droga mia a tengrindo core, a cocaina mia si chiama amore. Sempre e che stai? Sempre gli uravi. Bravo. Ma come fa? Divina, tre. Sempre gli uravi. La clica, mi non piacere, scendi giù alla drogheria. Mi compri 10 bustine di camomilla e un pacco di bicarbonato da mezzo chilo. 10 bustine di camomilla e un pacco di bicarbonato da mezzo chilo. Che? Ma voi avete mai assaggiato la droga? No, oh, che scherzate. Io non mi mangio i peperoni la sera perché non li digerisco, figuriamoci la droga. Ma comunque certo è, professore, che qua secondo me il fenomeno è preoccupante. Professore, ho già saputo che vicino Frattamaggiore ci stanno un prevede che ha aperto un locale, insomma un collegio per drogati, ecco. Dice che all'anno meno se li pigliano, li curano, gli danno a mangiare e poi gli trovano pure un posto. Ah, è buono. E come è buono? E figurati che io ci sono aiuto per parlare di Carmine e mio fratello, che voi sapete, che la poverella è disoccupata. Un prevede ha detto no, deve essere drogato originale, deve tenere i pertusi, se no non no lì. Si ha agito pure a Carmine, botta da terra, fa qualcosa. Mi ha fatto pure i prove, professore, a casa, chi lo si è sbattuto, ma non ci riesce. Perché è un bravo guaglione, avete capito? Non è cosa sua. Professor, tra l'altro, voi sapete una cosa? Sapete quanto costa un grammo di cocaina? 2000 lire. 2000 lire. 200.000 lire. Sapete, 200.000 lire. Un grammo, colonnè, e tende sempre all'aumento. Ora dico io. Colonnè, vedete se viene la chilina mia moglie. Colonnè, mia moglie. No. Dove abito io, dalle parti mie, ai Ponti Rossi. Hai capito? Capito che voglio dire? Professore, c'è sta una femmina troppo bella, Natascia, tieni i capelli biondi. Con 10.000 lire Natascia fa servizio completo, sopra e sotto. Boh, premessa che Natascia tiene due zizze tante, volesse ci girassi giù da moderno, due punti, né strunze. A me? Non signore, allora. Ma con 200.000 lire è meglio che ti mangi un gran bel cocaina o quando fai un abbonamento completo a dura tascia. grande. Pronto? Sì. Savere sta qua. Adesso te lo passo. Savere, è Giorgio. Chi stai fatto il mio cugino, professor? Pronto? Sì, buongiorno, architetto, ditemi. Per me quando volete voi. Sì, anche domani, va benissimo. State senza pensiero e cura mia. Va benissimo. Arrivederci, architetto. Niente, professore.
Perché io ho un cugino che sta nel settore fotografico ed è amico di un avvocato della Camorra. Allora voglio vedere un po' se posso risolvere un fatto 157 bis, capito? Vi dovete fare le foto? Per tessera? No? Allora ci facciamo quattro pose, uno diverso dall'altro. Un momento, perché prima di voi si è seduto un signore, era corto corto, bisogna passare il sedile. Ecco, fatta, accomodate. Eh no, non vi fate troppo sotto, perché sennò vi viene un'asa a puparula e farete carnevale. No, le vostre mille lì non sono buone. Non sono buone, questa è la macchia sensibile. Con queste qua non abbiamo problemi. Questa è mia moglie, ogni mattina me le stile. Mettete. Poi facciamo i conti, mettete. Avete messo? E adesso datemi una bella pettinata, no? Vi siete pettinati? Datemi. Ecco fatto. Adesso passiamo al programma. Se volete un consiglio, le prime due pose me le farei serie, tipo impiegato, tessera, passaporto, documenti in genere, che poi non sempre servì. Le altre due me le farei artistiche, per concorsi di bellezza, provini cinematografici, per moglie, fidanzata, amante. Ce l'avete l'amante? No, e va vita fa. Quando siete pronti, dite pronto, e io premo l'apposito pulsante. Pronto? Pronto. Azione, faccia serie 1. Via! State benissimo, non vi muovete, state benissimo. Faccia serie 2. Via! Cambio, sorriso seducente, davanti a voi c'è una ragazza bellissima che vi desidera. Via! Cambio, grande risata, grande felicità. Avete fatto 13 a Toto Calcio, niente dopo di meno con una palla, vinto lo scudetto. Via! Ma voi siete veramente bravi. 3.000 lire. Ma non erano 2.000 lire? Sì, per il lato tecnico. E poi ci stanno altre 1.000 lire per la regia. Accattato un numero, chiamma che è l'ultimo che ti accattato un numero, chiamma che è l'ultimo che ti ha tirato. Voi aspettate a casa, che poi esce le fotografie. Mamma mi ha detto figlia, ti consiglio di tata. Mamma, ci dopo sbaglia, non è meglio a ciamannà. Sì. Fa bella compagnere, io non sa che cosa fa. Siete venuto tale qua. Va piacere, avvocato, statemi a sentire. Io ho caffè. Qua, va piacere, lasciaci parlare. Avvocato, statemi a sentire. Sì, voi dovete dire che io venivo da destra. No. Avvocato Cascione! Elegante, avvocato. Cancelliere. Non sono cancelliere, sono avvocato. Avvocato, è passata la causa di zia Maria. E chi è zia Maria? È mia zia, deve fare la testimone, ma siccome sta malato non ha potuto venire, ma it va tutto. Signori, abbiate pazienza, chiedete all'uscita. Si è buttata sotto la macchina, avvocato. Ah, per cui seguitemi. Voi vi dimenticate che l'investito era un pedone e non un automobile. In questo caso, il diritto di precedenza non ha più valore. Quando con la vostra ascendente... Elegante, avvocato! Beh, elegante! Siete uscito dal palazzo per immettervi nel traffico stradale. Voi dovete avere i due occhi tanto, bello fare. Mi dite dove devo andare, qua. Ah, sì, signor, dovete girare la testa. Signor, ci ha facito dice una parola. Signora, avvocato, signor. Io venivo da destra. Venite qua. Chi andate cercando? Devo fare i carichi pendenti per mio figlio Filuccio. Poi ci pensi, guardate a me. Andate sempre dritto, poi girate a destra, trovate una porta. Apri, c'è sta una scala a chioccia. Voi salite, piano piano. State accorto che voi girate la capa e gli andate a basso. In cima a questa scala a chioccia lo troverete un'altra porta. C'è scritto vietate entrare. Voi fottite bene tra sito stesso. Trovate un lungo corridoio, la folla così. Voi imbozzate per questo corridoio. Arrivate in fondo, trovate un'altra porta. Bussate, aprite e trovate due uscieri. Uno di mezza età, curto, tiene una mano offesa. Poi l'ora da retta, che chi la mattina sta sempre ubriaco, non ci parlate. Rivolgetevi a quell'altro. È uno sic, che tiene sempre una sigaretta a bocca. Si chiama Alfredo, urate con cose sorte, quello va detto, pigli carico pendente e vi do. Arrivederci e grazie. Andiamo, e la Maronna mi accompagna. Grazie assai. Avvocato Cascione! Guardate, architetto, lì c'è un famoso filosofo tedesco, che poi tra parentesi è amico del professor Bellavista, che il vero problema dell'umanità è quello di avere o di essere. Oh, mo dico io, e correggetemi se sbaglio, dal momento che noi napoletani non possiamo avere, perché noi non possiamo avere, ma almeno dovremmo essere, o no? Hai ragione, sapete. Comunque secondo me la migliore soluzione sarebbe se potessimo metà avere e metà essere. Avvocato Cascione!
Scusate, cortesia, avete visto l'avvocato Russo? Come si va qua? Ah, mi pare che tiene una causa alla quarta sezione là. Gil tiene sempre 3-4 cause contemporaneamente. Facciamo una cosa. Voi aspettate qua e io lo vado a chiamare. Sì, ma nel frattempo che facciamo? Sentitevi una causa. Il 27-12-82, alle ore 13:15, una pattuglia della stradale di servizio sulla tangenziale sorprendeva gli imputati Sorrentino Pasquale e Sorrentino Vincenzo, i quali, approfittando dello sciopero degli addetti ai caselli, si sostituivano ai medesimi, riscuotevano il pedaggio dagli automobilisti in transito, procurandosi ingiusto profitto ai danni della società Infrasutto. Che avete da dire? Signor Presidente, è stato pieno di sbagli. E te pareva? E vabbè, conto ce l'ho fatta tu, va? Come ho avuto già l'onore di dire quando ci hanno chiamato in pretura, quel giorno, Presidente mio, pioveva, ma pioveva assai. E sfortunatamente eravamo usciti senza ombrello. E senza impermeabile. Vabbè, sorrenti, andiamo al sodo. Dunque, io e mio fratello Cenzini, che è qui presente e che può testimoniare. Lo giuro. Dovendo andare al Vomero per questione di famiglia, avevamo chiesto un passaggio a un signore molto gentile. Gentilissimo, un signore. Il quale però non doveva andare al Vomero, no, ma ad Agnano, datosi che lui lavorava presso l'ippodromo dei cavalli. I cavalli, Agnano. Vabbè, ma noi questo fatto dei cavalli, cari sorrentini, non ci interessa. Andiamo avanti. Beh, non interessa. Come vi stavo dicendo, questo signore tanto gentile, no? Arrivato all'altezza dell'uscita a Vomero, giustamente ci ha fatto scendere. Noi abbiamo detto grazie. E lui ha detto prego. Eravate tutte quante persone educate, è vero? Andiamo avanti, Sorrentino, andiamo al sodo, andiamo al fatto. E ci siamo avviati a piedi verso il casello. Stavamo uscendo quando è arrivata una casata da... Oh, una tempesta che non vi dico. Uscita si era fatta nere, precipitazioni sparse. E nebbia in Valpadà. Hanno fatto un bollettino meteorologico. Sorrentini, andiamo avanti. Sì, veramente lui voleva proseguire. Fui che ha detto, no, ripariamoci sotto un casello. Cioè, ripariamoci sotto un casello. Se no, capiamo una pommonita. Basta, insomma, restammo fermi una decina di minuti. Fin quando a un certo punto pareva che era spiovuto. Che era spiovuto? Spiovuto. Sì, ho capito. Da ora io stesi la mano per vedere se pioveva ancora e fu in quel preciso momento che un automobilista mi mise 500.000 in mano. Ne voi capissimo fatto. E me pigliai. E da quel momento tutti ci dettero dei soldi. Ecco qua. E questa, cari fratelli sorrentini, si chiama truffa. Truffa. L'offerta degli automobilisti fu spontanea. Ma se voi davate pure il resto? Per fare una cosa giusta per tutti quanti. Bella chiave, che mi hai fatto fissare da volte. Avvocato, mi serve qualche cosa? Non mi serve niente. Avvocato, questo è il mio carissimo amico di cui vi parlavo prima, l'architetto... Come vi chiamate? Loffredo, molto piacere. Molto piacere. Caro architetto, che vi devo dire? Il problema del 157 bis di via Duomo è storia vecchia, la conoscono tutti. Mi meraviglia che vostro zio non vi ha detto niente. Mio zio mi ha voluto fare una sorpresa. È chiaro che non è un fatto di denaro. 200.000 lire per quella gente è una fumata di sigaretta. Il fatto è che è un problema di competenza territoriale. Voi praticamente avete un negozio su un confine. Whisky, accendine, sigarette, testimonianze. Whisky, accendine, sigarette, testimonianze. Non ci serve niente. E non potrei pagare 100.000 lire a uno e 100.000 lire all'altro? Certo che si potrebbe, se le due amministrazioni si parlassero fra di loro. Il guai è che questi signori da un po' di tempo a questa parte, appena si incontrano, si sparano. Proprio ieri ho perso due clienti. E allora noi che dobbiamo fare? Dovete aspettare che si calmino le acque. In pratica mi dovete dare il tempo di preparare un incontro al vertice. Voi, a scanse di equivoci, per un paio di mesi chiudete il negozio. Un paio di mesi? E come cambiamo? Io non è mica la colpa mia. La colpa, signora, è tutta di questa candelina. E adesso ve lo spiego. Vi ricordate io l'anno scorso sono venuto qua e ho comprato 22 candeline? Erano per la torta di compleanno di mia figlia Patrizia. Signor, per piacere, un espresso completo. Oggi mia figlia ha fatto 23 anni. Adesso basterebbe comprare una sola candelina. E per forza, perché unita alle 22 dell'anno scorso fanno giusto 23. No, signore, mia moglie ha buttato le 22 candeline l'anno scorso. Dichi, ma perché le buttate? Perché si sono consumate. Ma come si sono consumate? Quello, voi sapete com'è, si accendono le candeline, no? Poi tutti quanti dicono tanti auguri a te, e Patrizia studia il candelino. No, dice, si sono consumate e l'ha buttata. La verità è, signore, che il vero bisogno dell'uomo di oggi è questo di buttare e comprare, perché questo è il consumismo, questa è l'origine di tutti i nostri guai.
Signore, un espresso completo, tenga macchina in seconda fila. Il popolo napoletano una volta non era così, aveva il culto del risparmio. Mia madre, per esempio, conservava tutto, non buttava via mai niente. Non so, per esempio, trovava un mozzone e una candela, se lo conservava. Trovava uno spago corto corto, che un altro l'avrebbe buttato via, mamma lo metteva da parte, lo conservava. Magari lo metteva in una scatola dove sopra scriveva spaghi troppo corti per essere usati, ma se li conservava. Oggi invece, i giovani d'oggi, eccoli qua, vanno di fretta. Lui deve spendere di più, lui deve fare l'espresso completo. Perché questa lettera deve andare per espresso? Lei questo mi deve dire, perché tutta questa fretta? Perché tenga macchina in seconda fila. Ed è per colpa di questa fretta che c'è la delinquenza, che c'è la droga, che c'è la camorra, caro signore. Io poi volesse sapere che c'è sta scritto in questa fedente lettera. Signore, statevi bene. Signore, una frangatura semplice. Ovvero, ma avete cambiato la serratura del cassetto? Cazzariga ha cambiato l'ordine delle cassette. Voi all'interno avete il numero 9. E la cassetta vostra è il numero 9. Sto cazzariga. Beh, capite che mi ha cambiato la cassetta? Salvatore, sono 30 anni che io ho la prima cassetta a sinistra, lo sa tutto il palazzo. Ma arriva Cazzariga e mi mette lo scompiglio nella vita. Mi sposta a me, mi sposta la cassetta, mi sposta la nervatura. E che sei? Però voi non vi dovete arrabbiare, vabbè. Voi non è gente come noi, non è una razza. Se vivono te, sì. E non è che lo bevono per far vedere agli altri, pure quando stanno soli, la piazza. Salvatore, si possono bere anche il veleno, non me ne importa, non possono mettere lo scompiglio nel palazzo. Buongiorno. Prego. 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 Andata via la luce. Speriamo non sia blackout. Non sia mai Dio. Se no ci tocca star qui dentro un'ora. Ci mancherebbe pure questo. Aspetta, devo avere dei fiammiferi. Proviamo a suonare l'allarme. No, dottor, l'allarme in questo ascensore si suona così. Salvatore! Salvatore! Professore! Professore, si è fermato l'ascensore! Aspetti, dottor, proprio questa mattina ho comprato delle candeline per il compleanno di mia figlia Patrizia. Una fortuna. Ecco qua, questo è per lei, tenga. Beh, grazie. Niente, non si è acceso. No. E questo è per me. Perfetto. Quanti anni compie sua figlia? Me lo chiede per sapere di quante candeline possiamo disporre? No, non ho pensato a questo. No, ne compie 23. Abbiamo voglia di consumare candeline. 23 anni. Anche mia figlia Simone ha 23 anni. Pure sua figlia? Salvatore! Salvatore! Professore, non vi preoccupate, io sto al terzo piano! Mi rendo conto in che situazione vi trovate, ma siamo tutti solidali con voi. Tutti! Salvatore, chi è rimasto chiuso lì? Per la vista e cazzanina. Di cosa si occupa sua figlia? Studia economia e commercio. Ma adesso è un po' sbalestrata, sa? Siamo a Napoli da pochi mesi e... Lei non conosce nessuno, ha dovuto cambiare tutte le sue abitudini, non ha amici, si sente un po' sola. Ma mi spiace, ma facciamole conoscere tra di loro queste ragazze, d'altra parte hanno pure la stessa età. Con molto piacere, anche sua figlia studia. Sì, cioè volevo dire no, perché aspetta un bambino, si è sposata, il marito è architetto, disoccupato, come tutti gli architetti giovani napoletani. È un problema. Professore! Che state combinando? Fate qualcosa! Per tirarvi fuori dobbiamo operare a mano, con la manovella! E chi aspettate? Le persone che non fate niente! Aspettiamo la manovella! La tiene donna Armanda! Appena arrivo vi liberiamo! Per il momento posso dirvi solo questo! Resistete! Scusa, Salvatore. Rosso, permettete! Un pensiero poetico!
Voi che soffrite nel budello scuro, nata volta salite per le scale che è più sicuro. La Divina Commedia. Ah, sentite? Questo è Luigino il poeta. Sì, bella capa fresca. Loro si divertono e noi qua come due anime del purgatorio. Intanto, dottore, a me è venuto anche un po' di fame. Ora non vorrei essere pessimista, ma chissà quanto tempo ancora dobbiamo aspettare. Siamo fortunati. Lei aveva le candele e se lei ha fame io ho qui un panettone. Un panettone di questi tempi? Sì. Noi abbiamo un cugino che ha una piccola fabbrica e tutte le settimane ce lo manda fresco, è molto buono. Invece lei confesso che a casa mia il panettone è addirittura proibito. Eh sì, perché noi a Natale abbiamo altre tradizioni. Noi facciamo gli struffoli, i roccocò, i mustacciuoli. Lei ha mai provato i mustacciuoli? No. A Natale noi per esempio facciamo il presepe, invece so che voi milanesi fate l'albero di Natale, è così? No, veramente eh? Io faccio anch'io il presepio, come diciamo noi. Il presepe? No? E lei non è milanese? Sì, certo. Ma siccome mio padre quando eravamo bambini ce lo faceva sempre, allora anch'io l'ho voluto fare a mia figlia. Senta, mi tolgo una curiosità. Io i re maggi non li piazzo mai il 25 dicembre. Io aspetto la Befana, osservo la tradizione. Lei come si regola? Beh, per noi è tutta una storia. Ne abbiamo addirittura tre serie. Dunque, quelli più piccolini li mettiamo sulla collina a Natale. I Riccirilla? Sì, certo. Poi verso il primo dell'anno, a metà strada, mettiamo quelli più grandi. Sempre a cavallo. Certo. E poi quelli appiedati, invece davanti alla capanna il giorno dell'Epifania. Ma lei sa che è proprio una bella idea. È molto simpatico. Quest'anno voglio farlo io. Donna, ma si può sapere, questa manovella è stata trovata o non è stata trovata? Il professore è più di un'ora che sta aspettando in assessore. L'ho già spiegata a Salvatore, la manovella l'ha presa mio figlio Papponiello, si è messa a giocare a fare il tramvia, gli è scappata la mano e è andata a finire a mare. L'ha giovattuto, gli sta chiagnendo, che ha già fa? Lo dovete punire. Lo devo punire, o li mi hanno aggaito, o li mi fucilato, ditemi voi, ah, che mi fa? È proprio buono questo panettone. È che questo mio cugino ha una fabbrichetta artigianale, è praticamente come se fosse fatto in casa. Dottor, le confesso una cosa. Io la facevo diversa. Diversa in che senso? Non so, più nordico, eh? Per esempio, a me hanno detto che lei si alza tutte le mattine alle 6 perché, malgrado sia il capo del personale dell'Alfa Romeo, vuole essere puntuale in ufficio. È vero, eh? Ma questo che cosa c'entra, scusi? Sì, c'entra, c'entra. Perché tutto questo senso del dovere, questo stoicismo, è tipico di voi settentrionali. È solo civiltà. Se dipendesse da me, io starei a letto fino a mezzogiorno. Mi piace leggere il giornale a letto e anche quando mi portano un buon caffè. Un tè vuol dire? No, no, se mi danno il tè la mattina è come se mi dessero una sberla. È mia moglie che ama il tè, ma sa, lei è tedesca e i tedeschi, caro professore, non sono come noi. Si è sempre meridionale di qualcuno. Io non sono sta là dentro io su cazzanino, quando pure si sta morendo di sé. Hai capito? Hai capito tu? Perciò c'è lei, o vediamo di trovarvi per almeno un po'. E così siamo stati costretti a chiudere il negozio. George è sempre disoccupato e non si vede una via d'uscita. Certo che a Napoli la situazione è proprio drammatica. Anche a me a Pomigliano vengono tantissimi ragazzi a chiedermi un posto. È inutile dire che non avete bisogno di architetti, eh? No, a Pomigliano no, ma ci pensavo proprio prima. A Milano io ho un cognato che ha un'impresa di costruzioni. Ma i ragazzi sarebbero disposti a trasferirsi. Secondo me, questo qui è un classico ingorgo a croce uncinata. Dottor Patrizia all'ottavo mese.
tra un mese nasce il bambino. Io potrei pure farla ritornare giù per il parto. Lei cosa mi consiglia? Questo bambino lo faccio nascere a Napoli o a Milano? Il nipote del professor Bellavista non può che nascere a Napoli. Sì, però se uno sui documenti tiene scritto nato a Milano, secondo me trovo più facilmente lavoro. È vero? No, non è per niente vero. Se guardiamo i documenti di quelli che lavorano a Milano, scopriamo che sono nati dappertutto fuorché lì. Piuttosto come la mettiamo con le sue teorie? Se il bambino nasce a Milano, gli cambia il carattere. E lei rischia di avere un nipotino che invece di essere un uomo d'amore è un uomo di libertà, o sbaglio? Io non ho mai detto che un uomo d'amore deve nascere per forza a Napoli. Lei, per esempio, è un classico uomo d'amore nato a Milano. Grazie, è molto gentile. Ma sa, l'ambiente dove uno vive influenza il carattere. Se il suo nipotino cresce a Milano, è condannato. Sarà milanese. Sia chiaro, io stimo e apprezzo i milanesi. Li trovo, come dire, più concreti, persone più civili. Cos'è che fa quello lì? Pirla! Ciononostante, in questo mondo del progresso, in questo mondo pieno di missili e di bombe atomiche, io penso che Napoli sia ancora l'ultima speranza che ha l'umanità per sopravvivere. Madonna, che traffico!